Facciamo il punto sulla situazione di mercato a questo inizio febbraio, all'indomani di una partenza dell'anno forse più tribolato, certamente per gli asset rischiosi, di sicuro più stressante da quando ci occupiamo direttamente di gestione. Meno 20% abbondante l'Italia, meno 10% l'America, meno 15% l'Europa e il Giappone. Sono cifre effettivamente impressionanti che forse vanno al di là di quanto si riesce a giustificare. I mercati sono probabilmente un po' avvitati su se stessi. Proviamo a far chiarezza. All'inizio dell'anno si era paventato, insomma, una problematica già nota che oscillava tra la paura di crescita, per la crescita o per rischi deflazionistici che più o meno si intrecciavano, gravitavano intorno al rischio di svalutazione cinese e la correlata diminuzione del prezzo del corso del petrolio, che è stata molto violenta. In realtà, da quel problema, che in qualche maniera ha a un certo punto trovato un suo limite, il petrolio si è attestato, ha toccato un minimo vicino ai $25, poi provato ad attestarsi intorno ai 30, si è capito che è un problema che ha una matrice anche geopolitica, ma che tutto sommato si avvicina a una soluzione. Si sono viste, per esempio, le prime avvisaglie di intenzione di riduzione delle quote da parte russa, forse una riunione OPEC fra non molto. Insomma, è chiaro che la domanda oggi non può riprendere molto velocemente, ma l'offerta forse comincia a toccare la soglia del dolore per tutti, anche per l'Arabia Saudita, e quindi può darsi che lì si interverrà. In ogni caso, mi sembra meno il problema attuale di quanto non fosse all'inizio dell'anno. Lo stesso per la Cina. La Cina si è capito che ormai ha riferimento, prende riferimento un paniere di valute e non più solo la parità bilaterale con il dollaro. A questo ci dobbiamo abituare. Se il dollaro si dovesse apprezzare, la Cina sgancerà in parte, scivolerà la parità bilaterale, ma il mercato anche su questo ha preso le misure. In realtà, poi il problema però è sembrato prendere una tangente diversa quando sono entrate in crisi le banche internazionali, in particolare quelle italiane e quelle europee, e su questo probabilmente c'è un pochino di ripercussione degli altri temi, poca crescita, effettivamente esposizione magari in altri però paesi, non tanto certo in Italia, ai produttori petroliferi, e questo ha fatto un po' di paura. Ma forse cosa che ancora davvero spaventa più di tutte è che si intuisce, si ha la sensazione che le politiche monetarie siano un po' impotenti, no? Addirittura il ricorso finale della Bank of Japan a tassi negativi, un po' a sorpresa, è apparsa probabilmente come un po' un'ultima spiaggia, e soprattutto se non si capisce bene quale impatto benefico possa avere nel far partire la ripresa, perché è chiaro che insomma si fatica a ottenere gli obiettivi che le banche centrali si pongono. Una cosa è certa, invece, fa male alle banche. Quindi quel fenomeno che sembrava locale è diventato un po' globale. Le banche fronteggiano una situazione generalizzata di tassi negativi che tendenzialmente non favoriscono il settore finanziario. Bene, anche detto tutto questo, adesso ci sembra un'esagerazione la valutazione raggiunta dai mercati, perché ormai ci sembra incorporino ormai rischi recessivi che stanno oltre il 30%, a seconda di quali misure si utilizzano, siamo vicini al 50%, e invece i dati macroeconomici non saranno meravigliosi, ma non sono così gravi. In sostanza, credo che sia tardi per vendere, e semmai bisogna cercare e capire qual è il momento in cui poter acquistare. Evidentemente le banche centrali ancora dovranno fare qualcosa, ce lo aspettiamo dalla BCE. La Fed ha appena parlato, anche la Yellen, si intuisce che tiene conto di quello che sta succedendo, e quindi anche lei rallenterà o addirittura annullerà, se sarà il caso, la serie di rialzi. Però il mercato ha bisogno di calmarsi, perché è entrato in una di quelle fasi, insomma, spirali involutive in cui è pericoloso toccarlo.